Oggi è l'ultimo giorno di scuola, siamo un po' in ritardo tutti. Vi saluto, vi do il benvenuto anche oggi. Prima di cominciare chiederei alla collega Giuseppina Barsacchi dell'Accademia dei Lincei di portarci il saluto finale di uno dei nostri due ospiti, essendo l'altro la scuola normale superiore. Grazie. Beh, grazie Roberta, comincio col cominciare con il ringraziare la collega per questo corso di lettere. Io vi dicevo forse il primo giorno, mi intimidisco sempre un po' quando sono in presenza di letterati e con i letterati. Io vengo dalla biologia e penso che noi tendiamo a essere un po' più incolti, allora vi guardo sempre con ammirazione. E un saluto brevissimo. Noi l'Accademia dei Lincei tiene molto a questa iniziativa che è iniziata recentemente, quindi siamo ancora in rodaggio. Ogni suggerimento è benvenuto, ogni critica è anche benvenuta, perciò vi prego nei vostri moduli di valutazione di dare indicazioni, proporre temi specifici che vorreste sentir trattare, tutto ciò che può essere utile. Non vogliamo proprio fare niente di facciata, vorremmo dare un contributo vero, insomma niente che sia per forma. E vi ringrazio, io non ho potuto seguire tutto l'italiano, devo dire, e mi spiace, ho preso la prima delle relazioni e sono ora interessata a quest'ultima, ma spero che l'anno prossimo ci rivedremo e eventualmente amplieremo, secondo i vostri suggerimenti, anche questa serie, secondo le idee sempre molto fervide dei vostri coordinatori e relatori. E naturalmente ringrazio tutti i relatori, la scuola normale, il personale della scuola normale, tutti sono stati perfetti. E non li nomino tutti perché forse non mi ricorderei nemmeno i nomi, ma nomino Elisa Guidi, che è la segretaria che ha organizzato tutto quanto, di grande aiuto e supporto. Naturalmente ringrazio il direttore della Normale anche. Bene, buon lavoro, buon proseguimento nelle scuole. Voi lo sapete, ma insomma veramente anche attraverso, diciamo, le proprie famiglie, le nostre famiglie, amici, conoscenti, noi veramente pensiamo che questo vostro lavoro sia fondamentale, sia essenziale. Io sono stata principalmente all'università e in quella fascia di età anche, diciamo, è importante, è bellissimo, bellissimo insegnare sempre, però ho sempre pensato che i giochi fondamentali si fanno prima, dalla scuola primaria in su, quindi davvero buon lavoro. Grazie. Allora, grazie a Giuseppina Barsacchi e non lasciatemi qui da sola per favore perché non saprei cosa dire. Io ringrazio tutti i partecipanti all'incontro di oggi, tutti coloro che hanno così, che si prestano a questo esperimento di presentazione delle loro esperienze didattiche. Speriamo che ci possa essere un po' di discussione e di confronto. Lascio, dunque avete ricevuto il programma, gli interventi cerchiamo di contenerli entro i 15-20 minuti in modo poi da poter lasciare un po' di tempo per la discussione. Per prima avete Cristina Paoli,
della scuola dell'Istituto Comprensivo di Lari, che ci parlerà di un esperimento di autocorrezione guidata. Appunto, io cercherò di essere breve e di rientrare nei tempi, me lo auguro, e volevo iniziare un po' con una premessa. A parte che sono emozionatissima. Siamo fra amici. Okay. Vabbè, lo stesso, ma quindi, effettivamente non è proprio così immediato partire. Devo stare più vicino. Vabbè, aspetta, vediamo un po' se mi metto, che poi non ci vedo neanche tanto bene. Dunque, il lavoro che vi presenterò oggi è poco più che un esperimento che sto portando avanti in una delle mie classi. È una seconda media, è abbastanza numerosa, sono 25 alunni e anche piuttosto eterogenea. Ci sono vari casi di alunni DSA, altri con bisogni educativi speciali e poi immigrati di varia nazionalità, prevalentemente sono rumeni, albanesi e cinesi, c'è anche una bimba cinese, però sono italofoni, insomma, alcuni hanno fatto la primaria in Italia, altri sono arrivati un pochino più tardi, ma insomma, diciamo, non ci sono problemi di dover apprendere l'italiano come lingua seconda, però ci sono ovviamente i problemi che riguardano la produzione scritta dei. Dunque, questo esperimento è iniziato da circa 2 mesi, quindi prendetelo proprio come esperimento, come tentativo, e non ha nessuna pretesa né di esaustività e scientificità. È un'esperienza didattica in atto, è un tentativo di trovare un metodo per insegnare agli alunni a correggere i propri errori e i propri testi, quindi lavorare proprio sull'autocorrezione. Io credo che sia importante per l'alunno riuscire a mettere a fuoco l'errore e a capire dove sta. Così solo può correggerlo e non ripeterlo, altrimenti ricadrà. Molto spesso noi vediamo che le nostre correzioni cadono un po' nel vuoto, perché insomma, visto che ho preparato le diapositive. Allora, la premessa anche lì necessaria è che i testi prodotti ovviamente presentano errori di vario tipo e ogni alunno fa errori diversi, che vanno da quelli più banali di ortografia a quelli un pochino più complessi sulla sintassi, poi fino ad arrivare all'incapacità di organizzare, cioè di ideare e organizzare un testo, un contenuto, insomma. E spesso la correzione che noi facciamo sembra non servire, lo stesso errore tende ad essere ripetuto successivamente. Un'altra cosa che io ho notato è che molto pochi i tentativi di correzione collettiva, di cui vi parlerò subito dopo, e anche a coppie che io ho fatto, diciamo che hanno non danno grossi risultati. Un'altra cosa che ricorre spesso è che i ragazzi non ritengono necessario rileggere i propri testi. Penso che molti di voi si siano detti: ma perché devo fare la brutta copia? Cioè, a che serve fare la brutta copia? Insomma, molto spesso ci rendiamo conto che infatti le belle copie sono appunto un esercizio di semplice ricopiatura, insomma, senza nessun tipo di revisione del testo. E molto spesso, anche quando vengono invitati alla revisione del testo, non si dichiarano capaci di individuare gli errori, non li vedono, oppure se li vedono, vedono quelli di ortografia, quelli sono quelli più facili da individuare, insomma, a volte ce la fanno. E l'insegnante che corregge gli errori nella verifica scritta non ha la possibilità di far riflettere ciascuno con l'errore, sull'errore che fa e sulla correzione che viene proposta, per mancanza di tempo, per impossibilità proprio di dividersi in 25 quando riporti la verifica. E poi molto spesso ci rendiamo conto che quello che interessa poi è il voto finale. Uno vede il voto e poi per il resto come siamo arrivati a questo voto conta relativamente poco. La difficoltà io ho fatto a volte provare i ragazzi a lavorare in laboratorio di informatica su testi che non erano loro, cioè che erano scritti da altri, per vedere se appunto, cioè, c'è un po' un discorso sul fatto che ognuno magari tende a non vedere i propri errori, ma magari riesce a individuarne di simili in testi che non sono i suoi. In realtà ho notato che certi tipi di errori proprio non li vedono nemmeno se sono di testi di altri, se gli si dà da correggere un testo di altri. Io appunto a volte ho provato a fare un lavoro diciamo collettivo o a coppie in laboratorio di informatica e lì molto dipende dalla coppia, cioè ci sono a volte risultati apprezzabili, però spesso lavora solo uno dei due.
e l'altro si appoggia, e di solito quello che lavora di più è quello che magari ha anche meno bisogno di correggere. E poi alla fine ci si ritrova nella stessa impossibilità di dare ascolto a tutti quanti, e perché anche se hai 12 gruppi sei sempre da solo, e uno ti chiama di qui, uno ti chiama di là, quindi magari non riesci proprio a sentirli tutti quanti. In classe far vedere, mettere alla LIM anche un testo da correggere, far riflettere sul, cioè far leggere, individuare l'errore, anche questo diventa impossibile, perché molto spesso i ragazzi addirittura se io faccio con testi anonimi o li prendo da altre classi o da classi passate, perché altrimenti se ci c'entra per sapere chi è che l'ha fatto, e questo a volte diventa addirittura motivo di scherno, e questo è assolutamente controproducente, ma ci sono anche queste dinamiche all'interno delle classi. Però appunto anche lì risulta sempre un lavoro un po' privo di personalizzazione. Te parli di un errore magari frequente, tanti non lo fanno, quelli che lo fanno non sono comunque in grado poi di trarre giovamento, cioè giovamento significa che poi quell'errore lo stesso non lo faccio più, magari ne farò un altro, però quello l'ho superato, non lo faccio più. E da tutte queste appunto premesse la soluzione possibile è quella di un lavoro individualizzato e guidare nella correzione l'alunno nella correzione del proprio testo con indicazioni mirate, evidenziando gli errori che non vede e invitarlo a correggerli. E così si può rendere il lavoro individuale, personalizzato ed efficace, ma ci vuole un mezzo, cioè utilizzando la videoscrittura, perché non si può fare in presenza, anche perché in classe è sempre lo stesso problema, che non ti puoi dividere in tanti. Invece lavorando a casa, facendoli lavorare a casa, quello che io ho proposto è anche dei testi molto brevi, insomma brevi, non importa che siano lunghi, si invito l'alunno a scrivere al computer oppure anche a ricopiare un testo che ha già fatto con un programma di scrittura, quello con cui si trova meglio, e a inviarmi via mail il suo documento. Dopodiché io lo leggo, evidenzio nel testo o utilizzando colori diversi o dando comunque annotazioni, poi vedrete alcuni esempi, evidenzio i vari tipi di errori da correggere, poi do una leggenda, una spiegazione più o meno puntuale a seconda dell'alunno con il quale sto parlando, che lo devono servire a guidarlo nella correzione. Seguendo le indicazioni l'alunno corregge e mi rinvia il testo, finché poi io si arriva ad avere il risultato che si chiedeva. Questo diciamo ping pong di mail può andare avanti anche più di una volta, cioè è un po' come una specie di correzione di bozze, per cui io ho portato alcuni esempi, li ho fatti, e questo ovviamente vedrete ho preso 3 esempi di ragazzini di diverso tipo, insomma, che hanno, diciamo, questo è un ragazzino che ha una relazione di disturbi specifici e della grossa difficoltà a scrivere anche proprio nella coordinazione manuale, non usa nessun tipo di segno diacritico, accenti, apostrofi, le doppie, alcuni errori, ha acquisito alcuni automatismi, ma lui proprio non riesce a sentirli, a vederli, quando scrive a mano e si fa a volte anche si fa proprio difficoltà a capire quello che scrive, e quindi si lavora a un livello ovviamente chiedendogli quello che può fare. Questo è il punto, quello che si chiedeva era di fare la scheda di un libro letto. Edison nacque, che poi appunto questo nacque con la CIE e con la Q, passato remoto, scritto correttamente, nacque 11 febbraio 1847 a, con l'H, vedete io ho evidenziato, no? Milan nell'Ohio, e invento il fonografo, cinetoscopio, cinetofono, dittafono, eccetera. Lampadina a incandescenza con la H, cioè non è vero che non usa l'H, la usa ma nel momento sbagliato. Stampante, poi sedia elettrica con una T sola, Pio, vedete che poi anche lo stesso errore, cioè la stessa parola presenta errori di tipo diverso, elettrica con una T sola, elettrica con CH, insomma, inizio con 2Z, elettricità senza accento, insomma potete vedere il tipo degli errori. E il 6 gennaio, appunto, questo col tempo inizia a invecchiare, il 6 gennaio mori, 1931 mori.
a questo punto io ovviamente gli ho dato anche indicazioni su come doveva strutturare la scheda, quindi le informazioni vanno, gli ho scritto una mail, cioè questo me l'ha mandato via mail, io gli ho risposto sempre via mail dicendogli che doveva organizzare le informazioni secondo lo schema titolo, autore, luogo ed epoca in cui è ambientata la vicenda, protagonista, breve riassunto e commento, anche proprio per strutturare. Questo è un ragazzino che se gli dai una serie di istruzioni le segue, cioè ha bisogno di essere guidato, ma essendo guidato ce la fa. E poi completa la scheda, bisogna dargli anche indicazioni abbastanza generiche, perché se vai troppo nel particolare lo mortifichi. Completa la scheda aggiungendo le informazioni mancanti e mantieni l'ordine indicato. Correggi le parti segnate in rosso, così in maniera molto semplice. Lui dopo un paio di settimane mi ha restituito il testo così. Titolo, Thomas Edison, autore Luca Novelli, luogo d'epoca in cui è ambientata la vicenda, ambientato tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 in America. Protagonista Thomas Edison fu un inventore che inventò la lampadina, o inventò con l'accento, l'elettricità con l'accento e la sedia elettrica con le sue due T. Il breve riassunto, addirittura lui ha aggiunto altre informazioni che non aveva messo, oltre che sistemando. Io non gli ho detto più niente, semplicemente l'ho lasciato fare. Edison nacque l'11 febbraio a Milan, quindi se voi notate ha corretto tutte le cose che erano state segnalate. E quando ha inserito una nuova frase ha rimesso l'errore, inizio senza l'accento è ritornato, però quella era una frase che prima non c'era, ora non si può fare il confronto prima o dopo, perché sennò ci si imbroglia. Comunque, diciamo che gli errori individuati li ha corretti, ha rifatto lo stesso errore, insomma lo sappiamo che lui probabilmente inizio senza l'accento l'ha reintrodotto in un'altra frase, però quelli che erano indicati, quindi Edison inizio a lavorare, a fare esperimenti in un treno, questa è una frase che prima non c'era, ma fu cacciato perché diede fuoco a un vagone. Inventò a questo punto i due punti e poi tutti gli articoli, che prima c'era un articolo solo, il fonografo, il cinetoscopio, il cinetofono, la lampadina a incandescenza senza H, la stampante con la sua bella MP e la sedia elettrica con le due T. La sua più grande invenzione fu la luce elettrica e così inizio, ovviamente gli accenti sono cose nuove, l'era dell'elettricità. Il 6 gennaio 1931 morì. Alla sua morte tutta l'America spense le luci. Commento: il libro mi ha appassionato molto perché mi piace la scienza, cioè sollecitarlo a aggiungere altre informazioni strutturate l'ha portato anche ad aggiungere altre cose. Qui ovviamente ci sarebbe da fare un secondo giro di bozze indicandogli le ultime tre cose da correggere e si potrebbe licenziarlo con pieno voto. Un altro tipo di testo invece che era sull'esposizione di un'esperienza vissuta, anche lì si va in gita, si va al teatro a vedere uno spettacolo e gli si chiede di scrivere, insomma si parla un po' delle tematiche di cui si è visto lo spettacolo e gli si chiede di scrivere un breve testo. Questa è la bimba cinese. Oggi la nostra classe insieme alla prima A siamo andati al teatro a Cascina a vedere uno spettacolo intitolato Io femmina e tu. Era molto interessante e allo stesso tempo divertente perché incitava le differenze tra maschio e femmina. Per esempio le bimbe giocano con le bambole, i maschi invece con i soldatini, le femmine vogliono essere belle e fare la modella, i maschi invece vogliono essere muscolosi. Lo spettacolo era interpretato da due attori, Federico e Laura. La parte che mi era piaciuto in particolare era quando Federico si era messo nei panni di Laura e viceversa, era davvero divertente. Ora il testo era ben più lungo di così, ma ho preso soltanto una parte perché per ovvie esigenze di tempo. Qui vedete che io, oltre che a selezionare di rosso le frasi, ho messo degli asterischi, come se fosse proprio delle note. Lei è vedete, non ha gli stessi problemi, cioè un altro tipo di testo questo, si può lavorare a un livello diverso e gli si possono dare anche istruzioni diverse, perché lei è una ragazzina che sa perfettamente fare l'analisi logica e quindi io le parlo anche in un modo diverso, insomma dando le indicazioni più specifiche, usando anche un lessico diverso. Quindi le indicazioni mie sono state, appunto degli asterischi, in una frase il soggetto e il predicato devono concordare, la nostra classe, soggetto femminile singolare, siamo andati, predicato maschile plurale, e non va bene, metti in accordo soggetto e predicato verbale. Incitava, lei intendeva un qualcos'altro, controlla il significato del verbo incitare, forse volevi dire un'altra cosa. Poi di sotto, anche qui manca la concordanza, parte è femminile, piaciuto, maschile.
Poi a volte non riesco a spiegargli come fare e la cosa più semplice è suggerirgli come modificare il testo. Ti suggerisco i tempi giusti per il periodo, la parte che mi è piaciuta è stata quando. A volte insomma bisogna anche un pochino semplificare, altrimenti questo era un testo più lungo, c'erano anche altre parti da modificare. Lei è stata fantastica perché prima le avevo chiesto di arricchire il testo dandole una serie di domande guida, lei l'ha arricchito, poi abbiamo lavorato sulla forma e siamo andati avanti così per un paio di giorni che lei mi scriveva e alla fine, cioè, quindi ho ovviamente riassunto il testo finale. Oggi con la mia classe, la prima A, sono andata al teatro a Cascina a vedere uno spettacolo intitolato Io femmina e tu. Era molto interessante, anche qui gli ho fatto sistemare poi la punteggiatura e lavorare sulla punteggiatura diventa più difficile spiegarlo, questo non c'è tempo. Era molto interessante, allo stesso tempo divertente perché evidenziava le differenze tra maschio e femmina e appunto ha cambiato il verbo evidenziava anziché quello che era prima, che era sbagliato. La parte che mi è piaciuta è stata quando, quindi anche lì ha fatto diciamo, le correzioni richieste, ci è voluto appunto un po' di tempo, ma alla fine diciamo, direi che il risultato è soddisfacente. Qui siamo di fronte a un altro ragazzo, questo è un ragazzo che invece è molto bravo, ci tiene, prova a scrivere anche tanto, ma anche lui fa i suoi bravi errori. Qui si trattava di scrivere il finale di un breve testo narrativo, quindi l'antologia riportava un piccolo pezzo di una storia, quello che succedeva, si lavorava sul genere giallo e appunto si doveva scoprire chi è che aveva ucciso il cane Bates, da scrivere in prima persona, quindi proseguendo il racconto. Questo è abbastanza lungo, vedete che io qui ho usato vari colori, il rosso, il verde, l'azzurro, e anche qui alcune indicazioni con asterischi per dare delle note, per individuare i vari tipi di errori. Questo ragazzo è un ragazzo, anche con lui si può chiedere qualcosa di più. Appunto, ve lo leggo velocemente, nonostante ciò decisi di andarne a parlare con loro. Chiusi il portone di casa mia e mi incamminai verso il loro appartamento, che era lontano appena 500 metri. Camminavo con tono affannato sul marciapiede. Le zie erano due persone che vivevano insieme, abbastanza con 3B, ma questo è un ovvio errore di battitura, antipatiche e solitarie. Lavoravano entrambe tutto il giorno e tornavano sempre a casa la sera tardi. Per fortuna o sfortuna, oggi è domenica. Sono sicuramente a casa, davanti alla TV, mentre leggono inutili riviste. Qui è passato improvvisamente al presente. E qui appunto apre la porta, vedete che insomma il racconto è anche abbastanza circostanziato, con particolari, poi un'aria senza l'apostrofo e poi una serie magari, ho segnato pronomi che magari si potevano anche evitare di ripetere. Le chiedo che se per caso hanno messo dei bocconi avvelenati davanti alla mia casa e poi vabbè c'è un le notte che anche qui. Allora, in quel momento, proprio in quel momento, il mio cuore quasi esplode, mi sento la pancia strizzare, le lacrime mi hanno già bagnato il colletto della maglietta, scappo dalla loro casa, veloce, loro non riescono a seguirmi, mi sdraio in un campo di prato, lontano dalla mia casa e mi sveglio solo la mattina dopo, distrutto, quasi volevo uccidermi. Che appunto c'è un lavoro molto più impegnativo, insomma, anche da parte sua, che ci teneva, insomma, gli era piaciuto scrivere questa cosa. Al che io appunto, vedete, a questo punto usando anche i colori, so con chi sto parlando e so anche che cosa posso pretendere senza starglielo a spiegare parola per parola. In blu parti da togliere, semplicemente, in verde parole da cambiare, lessico inappropriato. E qui ho fatto un esempio, perché si poteva spiegare questo solitario perché non ci stava, contrasta con quanto è scritto sopra, vivevano insieme. Allora è meglio usare un altro aggettivo, ad esempio isolate. Poi anche lì asterisco, prova a sostituire, ovviamente volevo uccidermi, è più adatto dire volevo morire, insomma una cosa che si può dire in un momento di tristezza. Poi in rosso errori grammaticali o di battitura, l'ho semplicemente evidenziati senza stargli a spiegare di preciso cosa, l'unica cosa che meritava una spiegazione era oggi è, cioè il cambiamento del tempo della narrazione, usare la parola oggi ti ha portato al presente e a cambiare il tempo della narrazione dal passato remoto al presente. Devi correggere anche i verbi, io gli ho indicato soltanto i primi due e gli ho detto semplicemente devi correggere anche i verbi che seguono, a volte sarà opportuno il passato remoto, a volte l'imperfetto. Gli ho dato l'inizio, inizia così, quel giorno era domenica.
E lì possiamo notare che lui, partiamo, ha corretto esattamente tutto, insomma, se volete poi ve lo, l'ho pubblicato. Arrivai, mi feci coraggio, appoggiai il mio dito sul campanello. Lo premetti finché non suonò, aprì la porta mia zia Faith, che era quella che mi stava più antipatica. Erano le 6 del pomeriggio, quindi ha usato perfettamente l'alternanza passato-remoto, passato-imperfetto. Mi chiese cosa ci facessi lì, ha corretto le varie cose e poi appunto in quel momento il mio cuore quasi esplose, mi sentii la pancia strizzare, le lacrime mi avevano già bagnato il colletto della maglietta. Uscii dalla porta e scappai veloce, non riuscirono a seguirmi, mi lanciai in un prato lontano dalla mia casa e mi svegliai solo la mattina dopo distrutto, quasi volevo morire. E questo, insomma, direi che ha anche lui superato abbondantemente la prova. Oh, una cosa importantissima a questo punto è rendere visibili i risultati, perché i ragazzi hanno bisogno di gratificazione, anche perché questo è un procedimento davvero che è importante, per il quale è importante gratificarli. E poi il lavoro è anche piuttosto faticoso, come si diceva prima, qui ho riassunto molto, ma insomma ci sono state più di uno scambio. E il lavoro deve essere misurabile e percepito con soddisfazione. Quindi, diciamo, il premio è quello che si pubblica sul blog della classe. Il blog della classe è www.scrivoquindipenso.blogspot.it. Volevamo stupirvi con effetti speciali e ci siamo riusciti. Autocorrezione di Niccolò. Inventa un finale per il libro Il cane Bates, e qui c'è tutto, diciamo, lo scambio rimesso da me sul sito, e poi ovviamente il risultato finale, cioè proprio inventa un finale per il brano Il cane Bates, qui c'è il risultato finale, poi se uno vuole andare a vedere come ci siamo arrivati si scarica il PDF. Anche Io femmina e tu, sulle riflessioni sul teatro, con un link appunto dove siamo andati a vedere le cose, e ci sono riflessioni della ragazzina di prima e poi anche altre messe che sono state ugualmente corrette. E poi varie schede che sono anche qui, sono tutte schede di lettura fatte, che hanno fatto i ragazzi, su alcune c'è stato lo stesso procedimento di correzione, e poi alla fine si pubblicano sul sito, cioè sul loro blog. E così, insomma, lo vedono. Ovviamente tutto questo ha dei pregi e dei difetti. Le conclusioni sono che appunto evidenziare l'errore e fornire delle indicazioni aiuta effettivamente l'alunno a correggere. Facendolo più volte si può sperare di ottenere poi alla fine, che io ho notato con la bambina, veramente con la ragazzina cinese, che dalla prima volta alla seconda c'è stato veramente, poi lei è molto, ovviamente dipende anche dall'impegno che ci mettono loro, questo è ovvio, però dal primo testo mandato a quelli che sta mandando adesso c'è veramente un abisso, le cose che le ho detto, insomma, ci ha riflettuto e le mette in pratica. Si può personalizzare, cioè in questo modo te lavori anche un po' a casa, con calma, senza la pressione del momento, poi specificare, personalizzare il tipo di correzione e lavori sui bisogni specifici di ciascun alunno. E poi si può lavorare sul testo a vari livelli, ovviamente, o sull'ortografia, sulla sintassi, il lessico, il contenuto, a seconda poi della fase in cui sei. E gli aspetti negativi sono che non tutti gli alunni utilizzano con disinvoltura il computer, i programmi di scrittura e internet. Questo è ancora vero, cioè nonostante si parli di nativi digitali, ma in realtà non è sempre così. Soprattutto spesso fra gli immigrati non c'è tutta questa possibilità di avere un computer collegato a internet 24 ore su 24. E quindi, insomma, si rischia in qualche maniera di escludere qualcuno. E poi non tutti gli alunni che anche hanno la possibilità di farlo hanno poi la costanza e la motivazione necessaria per poter intraprendere appunto una strada che è abbastanza faticosa in ogni caso. E un procedimento a volte è abbastanza lungo, magari te gli mandi la correzione, te la rimandano dopo una settimana e allora si perde un po' la continuità. È chiaro che funziona meglio quando ci stai magari un pomeriggio e si parte e si finisce, insomma. A volte però non è così, magari a volte passa tempo, però non te l'aspetti più e ti arriva una mail che c'è, trovi alcune sorprese. E individuare, evidenziare e dare indicazioni scritte, personalizzate, richiede un'enorme mole di lavoro per l'insegnante che lo fa.
E questo da un lato è un aspetto negativo, ma io sono dell'opinione che se pretendiamo per avere dei buoni risultati da parte dei nostri alunni un impegno costante, serio e anche di impiego di tempo, se vogliamo che ci ascoltino bisognerà anche che lo facciamo noi per primi. Grazie a Cristina. Oh, sì, brava. Grazie a Cristina Paoli. Questa è per te l'acqua. Sì. Grazie. Dunque, cosa avete delle domande da porre? Facciamo subito una discussione se ci fossero domande. Rimandiamo alla fine. Dunque, io ho una cosa da chiederti che non ho capito. Ma nel blog pubblichi tutta la fase correttoria? Di alcuni scelti. Cioè, l'ho fatto con uno. Ci siamo messi d'accordo con il ragazzino che se voleva si poteva pubblicare un po'. Ho rimettendo insieme, incollando in un unico documento le varie fasi con un minimo di didascalia. Siamo iniziati da qui, poi si va... Ovviamente per lasciare, appunto, ora è più un discorso per me che non per i ragazzi, cioè difficilmente loro avranno la curiosità di andare a vedere, però non si sa mai, si mette a disposizione, potrebbe essere a disposizione per un altro insegnante che magari chissà ci capita e vuole avere un po' insomma un discorso, cioè è un discorso che secondo me è molto importante, è lasciare traccia delle cose che si fanno e mi ricollego un po' a quanto diceva Samuela, giusto? La volta scorsa, no? Che è importante anche a loro fargli, appunto alla scuola primaria si fanno tanti quaderni, cartelloni, cose molto pratiche, alla scuola secondaria poi gli si vuole insegnare a studiare, quindi gli si lasciano libri di testo, poco quaderno, tutta la fatica fatta per produrre un testo poi scompare negli archivi, poi viene al macero, non rimane nulla. E questo poi è negativo perché, insomma, appunto quello che diceva prima, quello lì rimane, uno lo può vedere e può diventare comunque motivo di discussione, di confronto, appunto ovviamente è più difficile che ci vada un altro compagno di classe, ma siccome a volte sono anche curiosi di vedere cosa fanno gli altri, questo può ingenerare comunque un meccanismo virtuoso, insomma, di... Se sbaglio posso anche correggermi. Se sbaglio posso anche correggermi, cioè il fatto che molto spesso loro hanno paura dell'errore, della paura del giudizio, quindi a volte c'è cioè, proprio un discorso poi sulla motivazione, qui si va insomma in un altro campo, però lascio spazio volentieri a... Qualcun altro? No, niente? Va bene, poi magari alla fine avendoli tutti insieme. Allora se siete d'accordo io posticiperei di qualche minuto la pausa in modo da avere il secondo intervento prima della pausa. Allora Francesca Sboarina della scuola secondaria Mazzini di Livorno. Buongiorno a tutti. Che ci parlerà di un corso di recupero pomeridiano. Sì. Altra esperienza. Altra esperienza... come è partita la mia collega, non scientifica, un esperimento di esperienza, cioè un esperimento di corso di recupero che è appena terminato la settimana scorsa, vediamo se con risultati o meno. Comunque è stato impostato in una maniera un po' diversa dall'impostazione tradizionale dei corsi di recupero. È un corso appunto della scuola media Mazzini rivolto alle classi prime, 4 classi parallele, per un totale di 11 alunni. È strutturato su 9 ore, 9 ore però gestite in 6 pomeriggi, un'ora e mezza alla volta. Dunque, questi dati di fatto... sono stati i punti da cui sono partita per decidere come impostarlo, perché effettivamente 9 ore sono poche
Oltretutto, nella scuola Mazzini è stato deciso di tenere il corso di recupero di italiano soltanto per le prime, per le seconde il corso di recupero di matematica e per le terze i corsi di recupero di lingua. Dunque i bambini di prima comunque avevano l'accessibilità soltanto al corso di recupero di italiano. Dunque anche questo è stato un dato di fatto che mi ha fatto riflettere un po' su come procedere sull'ideazione di questo corso. Un attimo che passo alla presentazione, così vi spiego un po' da che idee guida sono partita, partendo proprio da questi dati di fatto di cui vi parlavo. Allora, intanto, 9 ore sicuramente non erano sufficienti per fare neanche la minima parte del corso del programma di italiano di prima, comprendendo anche quello delle elementari, perché un ragazzo che a dicembre si trova l'insufficienza in italiano vuol dire che già alla scuola elementare non aveva acquisito dei contenuti sufficienti. Dunque ho dovuto fare una scelta: che cosa insegnare? E più che insegnare argomenti, ho scelto di insegnare capacità di apprendimento, cioè insegnare, non ho insegnato, ma insomma di avviare all'apprendere di come imparare. Ho messo come icona questo bambino con la zappa, richiamando il fatto di quando aiutano i paesi poveri, invece di dare frutta e verdura già confezionate, dare la possibilità di zappare la terra e di confezionarsele da sole. Dunque lavorare sulla capacità di imparare da soli. Secondo, competenze trasversali. Gli alunni con difficoltà di italiano avevano nella stragrande maggioranza difficoltà anche in matematica, storia, geografia, perché comunque le carenze erano diffuse. Dunque ho parlato anche con i miei colleghi delle altre materie, con i colleghi di matematica in particolare, e abbiamo verificato che comunque il problema fondamentale dei bimbi a questo livello è la comprensione del testo, perché non riuscire a fare un problema di matematica tante volte non vuol dire non sapere fare i calcoli, ma vuol dire non leggere, non saper leggere che cosa chiede il testo. Dunque, ho cercato appunto di lavorare anche su altre materie, oltre che sull'italiano strettamente. Individualizzazione, nel senso che essendo 11 gli allievi è stato possibile fare un lavoro veramente personalizzato con ognuno di loro, perché questo è stato un lato positivo, poche ore, poche materie, ma pochi bimbi anche, dunque è stato possibile lavorare con ognuno di loro direttamente, nel senso della filosofia dell'insegnante incoraggiante, cioè sono stata aiutata anche dal fatto che molti di loro sono miei allievi anche la mattina, dunque li conosco bene. E ho cercato in ognuno di loro di valorizzare quel che li rende speciali, e ce l'hanno tutti. Un ragazzo è bravissimo con il computer, un altro si è scoperto bravissimo a trovare gli errori di grammatica di quegli altri, chi ha guardato tanti cartoni animati ha più competenza lessicale perché comunque ha assimilato parole magari anche senza conoscerle alla perfezione, però le sa. Dunque, partendo da questi, da questo loro valore, per stimolarli a fare, perché sono partita dall'idea e parto sempre dall'idea che per far lavorare, per far lavorare qualcuno bisogna farlo divertire, e ci si diverte soltanto se ci si piace, se no non si lavora. E ultima scelta è stata appunto quello della interattività e apprendimento deduttivo, nel senso che ho cercato, come si fa di solito anche in classe la mattina, però nel corso pomeridiano ancora di più è necessario, di limitare le lezioni frontali al minimo indispensabile e proporre ai ragazzi il pomeriggio, dopo 5 ore di lezione la mattina, proporre attività di laboratorio di autoproduzione dei testi e di apprendimento deduttivo, cioè non imporre la regola, ma cercare
di estrapolare dal testo che loro avevano prodotto, che avevamo trovato sui libri di testo, l'astrazione. Dunque queste sono le idee da cui sono partita. Il lavoro all'atto pratico si è concentrato su tre punti, su tre argomenti, tre moduli. Il primo è stata la comprensione del testo, cioè vedere come si fa ad approcciarsi ad un testo, che sia un testo di matematica o che sia un testo di storia o sia un testo di italiano, e come si fa a capirlo. Io non gli ho spiegato ovviamente tutti i testi, ho detto vediamo come facciamo, quali sono gli strumenti che ci servono per capire un testo. Il secondo blocco è stato sulla competenza lessicale, cioè per cercare anche qui non di insegnargli tante parole, ma di creare in loro lo stimolo e la voglia di ricercare che cosa vogliono dire le parole, perché tante volte quando leggono glissano, non capisco, vado avanti, anche noi tante volte lo facciamo quando non ci interessano tanto le cose, ma quando si ha davanti un testo che ci deve interessare, dobbiamo capire tutte le cose importanti, dunque il lessico in primo piano. Come ultimo, ma davvero l'ho lasciato ultimo, mi dispiace per i miei colleghi, io temo ancora quando passeggio per i corridoi alla mia scuola di trovare qualche collega di lettere che mi dica ma tu non gli hai insegnato però bene a come si corregge l'ortografia. Non gliel'ho insegnato bene, l'ho lasciato come terzo punto. Primo perché penso che a scuola comunque si insiste molto su questo, anche la mattina. Ho trovato che la loro capacità di autocorrezione, poi vi farò vedere qualche esperimento, sia molto superiore a quello che noi pensiamo. Cioè loro sanno forse benissimo no, ma hanno molto più idea delle regole grammaticali di dove vada l'H, di dove... solo che non fanno attenzione, non importa loro dove metterla, che prima nel testo che ci ha fatto vedere la collega, una volta abbiano scritto tecnica con l'H e una volta senza H, capita spesso che in una stessa parola venga scritta una volta giusta e una volta sbagliata, lo sa che ci va l'H, non sono io che te lo devo dire, ti devo dire stai attento a non mettere l'H dove non ci va e a metterla dove va. Dunque questo, mi sono concentrata su questi tre punti. L'altra cosa che ho scelto, poi vi faccio vedere come ho lavorato, è stato di non seguire i moduli. Dunque avevo a disposizione 6 lezioni di 1 ora e mezza all'1, ho scelto di fare per ogni modulo tutti e tre gli argomenti per velocizzare e tenere un po' viva l'attenzione di questi ragazzi. E come primo argomento ho sempre fatto la comprensione del testo, che era un po' più impegnativo dal punto di vista mentale, poi con la competenza lessicale ci si divertiva un po', poi vi faccio vedere come. E l'ultima mezz'ora la lasciavamo alla correttezza ortografica, anche qui scelto qua e là. Ah sì, no, qui ho messo, scusatemi, ora forse è un rimando a un articolo che ho letto qualche mese fa su Repubblica, di un'intervista che è stata fatta a Seriani, in cui dice che appunto, leggo, il deficit principale non è l'ortografia, su cui la scuola insiste comunque molto. Un problema ricorrente è la violazione della coerenza testuale, che è poi l'incapacità di argomentare gerarchizzando le questioni trattate. Io penso che questo sia veramente il problema più grande che trovo, perché anche nella correzione dei testi, l'importanza che diamo noi alla correzione della punteggiatura è sempre marginale. Invece, secondo me, è fondamentale per la punteggiatura, la strutturazione del testo in paragrafi e la struttura, perché consegue da una logicità mentale, dallo scheletro di un testo, altrimenti lo scheletro non sta in piedi. Dunque mi sono appoggiata anche a un'opinione, a un'auctoritas. Bene, dunque la prima mezz'ora si faceva appunto il modulo 1, cioè la comprensione del testo scritto. Abbiamo
Sì, stringo velocissimamente. Dunque, gli step, gli strumenti per comprendere un testo, ho proposto a loro, sono questi tre che vedete a destra, adesso sono tutti numerati con uno, comunque c'è un errore. Allora, il primo, dare importanza alle parole, ai dati, ai termini che si trovano nei testi. Dunque, attenzione, ascoltiamo, leggiamo bene e non tralasciamo niente. Ho incominciato proprio con dei test che mi ha dato l'insegnante di matematica della mia sede. Sono test a cui questi test di logica a cui tutti sanno rispondere benissimo se pensano che cosa vuol dire muoiono o pensano cosa vuol dire quanto pesa un mattone, un chilo più mezzo mattone, queste, ora appunto non mi dilungo. Comunque qui ci siamo un po' divertiti per vedere, tutti voi sapete ragionare, basta che vi fermiate sulle sull'importanza delle parole, delle parole e dei dati. Poi va bene, abbiamo fatto dei lavori sulla comprensione del testo tradizionale su cui non mi soffermo, e poi sempre sull'importanza delle parole abbiamo preso dal testo di matematica, abbiamo guardato la grafica di una lunga paginona, di cui ho preso soltanto una parte, l'unica cosa su cui loro dovevano davvero soffermare l'attenzione alla fine era la definizione gialla, e il fatto che fosse gialla sul libro un motivo ce l'aveva. Dunque, parole importanti, dati importanti, termini importanti da imparare a memoria, i mattoni su cui costruire le frasi e i testi comunque. Dunque, dati i mattoni, il secondo passo è stato fargli riconoscere la strutturazione del testo. E si sono anche divertiti perché, qui ho portato l'esempio del testo di matematica, ancora, dove graficamente sono suddivisi in paragrafi, vado veloce. Comunque, sappiamo tutti, i libri della scuola media aiutano tantissimo alla strutturazione in concetti logici. Dunque, loro si devono servire anche della grafica e della strutturazione in paragrafi. Il vero lavoro poi l'abbiamo fatto appunto il terzo, quando loro hanno dovuto produrre una schematizzazione, cioè dati i dati, trovati i dati importanti, le parole, e trovato il rapporto logico fra le parole, come si agganciano, in che modo. E i risultati sono stati sorprendenti perché loro stessi sono riusciti a capire, sicuramente anche grazie a quello che avevano già imparato a scuola, perché non parliamo di allievi che non hanno mai visto un banco, che i rapporti di schematizzazione fondamentali erano quelli di causa-effetto o di gerarchizzazione. Ora, anche qui non mi soffermo, cioè, se poi volete ci fermiamo, abbiamo lavorato per esempio su questo testo di storia, abbiamo fatto tutta una, abbiamo estrapolato i connettivi e comunque gli elementi testuali che ci dessero modo di costruire questa struttura profonda, e abbiamo creato un testo, causa ed effetto. Oppure, ecco, questo dal libro di geografia, stavano tutti facendo la città in quel periodo, la gerarchizzazione dei concetti, cioè, anche qui vado avanti, comunque, capire, questo sarebbe lo schema finale che doveva venire fuori, capire la città, che cos'è? È questo più questo. E quali sono le funzioni? A un livello sotto. Ma la funzione economica, e qui hanno fatto più fatica a capirlo, a sua volta aveva un sottolivello, perché era sia commerciale, industriale, finanziaria e turistica. Ora, non approfondisco, ma abbiamo cercato appunto di vedere che ci sono dei livelli nei testi gerarchici. Ecco, queste sono prove di loro schematizzazioni che hanno provato a fare, più o meno riuscite. E qui vado più velocemente, sul modulo 2, consistito fondamentalmente nel lavoro a casa che gli davo, la lezione per casa, durante la settimana
avrebbero dovuto segnarsi su un foglietto le parole difficili, dobbiamo trovare le parole difficili che trovavano nello studio delle altre materie o comunque in qualsiasi cosa leggessero, che normalmente sono soltanto libri di testo, e facevano queste liste di parole. La volta successiva si presentavano, ognuno contentissimo del proprio bottino, e il lavoro appunto ludico era quello di provare a indirizzarli verso una comprensione autonoma delle parole non conosciute. Abbiamo fatto un po' di etimologia, di storia della lingua, di parole semplicissime che loro usano tutti i giorni, che però non sanno che cosa vogliono dire. Non so, bivio, oppure, non so, ecco, canta mio diva del pelide Achille, lire funesta che infinite addusse. Mi hanno portato tantissimi addusse perché stavano facendo addusse vicino a condusse, l'hanno capito meglio, dunque abbiamo scisso ad, ducere, con. E questa è una cosa che diverte sempre molto, l'etimologia, dunque li ha stimolati. Alla fine però andavamo a vedere la soluzione perfetta, tra virgolette perfetta, o sul dizionario cartaceo o sul web. Ecco, questi sono esempi di parole che loro cercavano e trovavano. Me ne fai vedere otto? Sì. Allora, per esempio, alcuni portavano delle parole già con il significato che avevano trovato sul dizionario, dunque erano gli altri che dovevano fare proposte. Dunque, per esempio, qui c'è dissodare, perché stavano studiando proprio i campi a Maggese, la rotazione triennale. Dunque lui ha proprio scritto far ammorbidire, da sodo. Lui è un ragazzo con tante difficoltà, non è certificato, ma è stato certificato alle elementari, e in questo corso di recupero secondo me lui ha trovato la sua dimensione, perché non grazie a me, ma grazie alla voglia, grazie al fatto che è potuto essere un lavoro individualizzato. Lui ha trovato la felicità di lavorare in coppia e con gli altri. Non so se avete visto prima, ho messo delle altalene che facevano vedere il lavoro collaborativo, perché un po' faccio io, un po' fai tu, e io allora ti faccio tutti questi disegnini. Ora ho evitato di mettere poi un altro foglio che lui stesso aveva fatto con scritto con un cuoricione, grazie, belle parole, perché hanno trovato questo lato ludico della lingua. Ecco, poi per esempio, va bene, e lidere, questo l'avevano trovato dal libro di lettere, di grammatica. Una ragazza ha portato, per esempio, questo è stato buffo, io ho trovato una parola difficilissima, pitale, anche eravamo alla fine della lezione, della mezz'oretta, dico sì, è pitale, le ho spiegato che cosa fosse, ma no professoressa, non quello, quello che io ho capito, che si mette sul dito, dunque era ditale, lei aveva capito male, aveva segnato male, da ditale era diventato pitale, però insomma, così ne ha imparate due in un colpo. E, ecco, l'ultimo momento è stato quello della riflessione sulla lingua vera e propria, sulla grammatica, sull'ortografia, e in questo caso appunto l'abbiamo fatto con il metodo caccia all'errore, come dicevo prima, cioè facevano vedere questi loro elaborati che avevano fatto a casa. Se io vedevo qualche cosa che non andava e la vedevo, scrivevo caccia all'errore e lo ritornavo, senza dare indicazioni né di dove né di come, e lo trovavano, non sempre, ma spesso, molto spesso. Poi sulla parte veramente teorica, rimandavo, ora io non so se si apre, a un sito, no, perché prima ci avevo provato, non si apriva, comunque non è importante, un sito di Moodle che ho fatto io per questi, non solo per loro, insomma per i miei ragazzi, dove comunque mettevo delle mappe, degli schemi, poi casomai se c'è tempo vi faccio vedere, che loro possono poi da casa con calma fruire dell'astrazione. Lì in classe si faceva il lavoro manuale,
così. E poi a casa, se volevano, si vedevano queste mappe facili, facilitate, su elisione, troncamento, H dove va. Insomma. Ecco, appunto, questo è un tentativo. Ho tralasciato tanto, ovviamente, però spero che almeno in qualcuno sia venuta la voglia di muoversi con le proprie gambe, perché ancora adesso io li ho invitati a tenere un quadernino dove scrivere sempre le parole difficili, e forse perché vogliono un voto migliore, perché sono i miei alunni, però mi fanno vedere che continuano a scrivere le parole difficili. Il fatto di capire che le parole sono cose importanti e non pezzi di lingua ammassati lì uno dopo l'altro, e che formano comunque un corpo, la lingua ha un corpo e non è appunto un ammasso di, vediamo, sì, di detriti, vediamo se funziona. Grazie mille, grazie. Vorrei, non c'era una valutazione finale poi dei risultati? Sì. Perché sarebbe interessante sapere se è misurabile subito, al di là No, allora subito no. Io ho fatto una valutazione finale sempre strutturata su queste tre, su questi tre moduli. Il primo era sulla competenza lessicale, dunque scelta multipla, su terminologia che avevamo affrontato durante il corso di recupero, dunque insieme, numero, problema, cos'è l'investitura, questi ovviamente li sapevano perché ne avevamo parlato in classe, eravamo in 11, chi non ascoltava lo vedevo, però non è che abbiano ampliato la loro conoscenza lessicale, queste 10 parole le sapevano, hanno preso ottimi voti. Capacità di individuare errori ortografici, ecco, qui ho sbagliato io la mia prevalutazione, perché ho dato 10, avevo ipotizzato un punto in meno per ogni errore non rilevato. In realtà qui ci sono 37 errori, loro non ne hanno rilevati molto più di 10, dunque qui si va sotto zero, ma è stato un mio errore. In realtà molti li hanno trovati. E il terzo è stato difficile per loro, questo, perché ecco, di tutto quello che ho detto, secondo me l'unica cosa che gli ho lasciato davvero è questa voglia di, e che spero che serva per il futuro. La schematizzazione dei testi e la comprensione della struttura di un testo è ancora una cosa difficile, però ci provano. Vi farei vedere qualche vabbè, li vedrete anche voi, però ci provano. Dunque io di questo testo chiedevo non soltanto la comprensione a risposta multipla, il solito nostro standard di comprensione del testo, ma anche di proporre uno schema, una schematizzazione appunto della struttura logica. E ecco, questo è ottimo, uno l'ha fatto ottimo, veramente, ora non c'è tempo di guardare, questo è perfetto. Qualcuno l'ha fatto molto peggio, questo è un altro esempio, insomma non ha capito che cos'era importante, ha schematizzato ma non ha capito quali erano i dati importanti, e poi qualcuno non c'è proprio riuscito, ha fatto la lista, ha fatto un piccolo segnetto fra, ecco, no, ora a breve termine no, i risultati non ci sono, spero a lungo termine. Grazie mille. Domande? Beh, è scappata, ma insomma, forse qualcuno qualche domanda ce l'aveva. No? Facciamo una pausa e poi riprendiamo tra un quarto d'ora? Grazie. Allora, mi sono dimenticata di dirvi all'inizio che usiamo l'incontro di oggi anche un po' per fare il punto sul complesso del ciclo di incontri, e in particolare la collega Samuela Brunamonti mi diceva che se avete esempi, domande, riflessioni sull'esercizio di imitazione della scrittura che ci ha proposto lei la volta scorsa,
Cerchiamo di parlarne 10 minuti al momento della discussione complessiva, alla fine. Abbiate pazienza, è tutto un po' improvvisato, quindi io mi dimentico le cose, via via ricordatemele. Ora passerei subito la parola a Francesca Faleri dell'Istituto del Mazzini, della scuola secondaria di primo grado Mazzini di Livorno, la stessa scuola di Francesca Sboarina che abbiamo appena sentito parlare. Le lascio subito la parola, ci parlerà di fare le pulci al legno, vero? Ora spero che ci sveli il significato del titolo. Allora, preferisci questo o quello? Lo stesso. Ma è questo? Si sente? Sì. No, volevo iniziare scusandomi perché io insegno da poco, soprattutto il primo anno in cui insegno italiano, e quindi mi rendo conto di parlare a persone che sono più esperte di me. Però ho pensato di partecipare comunque con un'esperienza e per mettervi un pochino al corrente di quella che era una delle mie paure quando ho iniziato a insegnare italiano, perché lavorando sul sostegno e poi anche lavorando con la storia e la geografia avevo notato che durante le ore di italiano le cose che piacevano di più erano il laboratorio di teatro, il corso di cinema, tutte cose di cui io non sapevo assolutamente niente, e quindi avevo un po' paura di non riuscire a creare con le mie competenze del tutto diverse delle attività che fossero interessanti per i ragazzi, perché io prima di fare l'insegnante ho lavorato sull'italiano antico, sui testi medievali, sul lessico medievale, e quindi mi dicevo come farò a essere accattivante con i ragazzi se non so niente di cinema e di teatro. Però mi sono detta, quando una persona sa una cosa, perché l'ha studiata con passione, probabilmente riuscirà con questa passione a comunicarla ai ragazzi e a renderla interessante e stimolante, anche se proprio completamente diversa dalla loro esperienza. E quindi l'anno scorso ho avuto la possibilità di fare un primo esperimento, perché mi è stato chiesto in una classe dove non insegnavo italiano, ma insegnavo storia e geografia, di utilizzare però alcune ore che l'insegnante di italiano doveva lasciare libere per portare avanti una attività di laboratorio. Si trattava di una scuola periferica perché il primo anno di ruolo mi aveva portato all'Isola d'Elba, a Marina di Campo, una seconda tra l'altro molto opaca perché a volte ci sono classi più vivaci, a volte ci sono delle classi dove sembra di non poter fare niente, però mi sono domandata come utilizzare queste 4 ore, ho pensato a un laboratorio sul lessico marinaresco del 300, mi sembra adatto a questi ragazzini così opachi, e devo dire che alla fine di queste 4 ore con soddisfazione ho notato che comunque avevano lavorato e almeno un pochino di attenzione l'avevano effettivamente dedicata a questo lavoro così fuori dalla loro, insomma, dalle loro esperienze, anche se all'isola magari di navi ne conoscevano, però non, insomma, non avevano mai pensato di guardare da questo punto di vista. E ho avuto la fortuna di essere lasciata in questa classe dalla collega di italiano sul testo di Dante. Mi rendo conto che già questo potrebbe essere uno spunto di discussione, perché per tanti i grandi testi della nostra letteratura non sono così adatti per le medie, la commedia tante volte è considerata troppo difficile e quindi qualcuno tende a non farla. Io devo dire che su questo, lavorando sul sostegno, ho notato che invece anche ragazzini con handicap, con certificazioni, anche ragazzini stranieri che magari parlano poco l'italiano, trovano però molta soddisfazione nell'accostarsi a grandi testi letterari, in particolare alla commedia, per cui se magari il brano di antologia lascia un po' il tempo che trova, quando si deve andare a parlare di Ulisse, di Farinata degli Uberti, cercano di scontrarsi anche con le difficoltà della lingua e di capirci qualcosa perché li interessa. Il secondo motivo per cui secondo me bisogna fare Dante in seconda media, questo lo sapete meglio di me perché avete più esperienza, è che tanti dei ragazzini che ci passano fra le mani non andranno al triennio delle superiori e quindi per tanti di loro la seconda media in una delle varie ripetizioni è l'unico momento che hanno per entrare in contatto un pochino con il testo della commedia. Quindi, dato che è una parte importante della nostra cultura, secondo me un pochino va fatto, magari analizzando dei grandi personaggi, presentandoli in maniera non da storia della letteratura, però proprio con interesse, perché è un testo bellissimo. E quindi, dicevo, la collega mi aveva lasciato, per fortuna, proprio su Dante. E in particolare, vediamo. Sì? Dove siamo? Schede, visualizzazione, sequenza diapositiva. Eccoci qua. Ah, no. Presentazione. La classifica giù in basso. Ah,
La colestina in basso. Scusate, comunque era abbastanza chiaro, solo per farvi vedere. Ma cosa vuoi fare? Metterlo a visualizzazione. Ah, questa qua, va bene. Ci trovavamo proprio... No, però adesso te l'ha annullata. No, eccolo. No, okay. Dante... E Ulisse dice, misi me per l'alto mare aperto, lo leggo per piacere anche se lo vedete, sol con un legno e con quella compagnia picciola dalla quale non fui diserto. E è tratto, ora non ho portato il libro, ma da anche la grafia e tutto, insomma, la scrittura come è messo, è il libro di Dante che avevo al liceo, quindi l'antologia. Sì, però è un'edizione curata da Iacomuzzi. Perché ho scelto quella? Perché è quella su cui ho studiato io anche all'università e perché poi ha una bella nota in corrispondenza di legno dove dice legno per mesonimia indica la nave. E è più o meno la spiegazione che abbiamo nei nostri testi dove c'è una nota specifica. È una spiegazione che si ha spesso anche... quando si parla delle figure retoriche, si fa un esempio di metonimia, il contenuto per il materiale per il manufatto, quindi legno è una figura retorica e indica la nave. E quindi noi ci siamo formati dal liceo in poi, almeno io personalmente, pensando che il legno fosse una figura retorica. A questo punto il ragazzo ha domandato, ma siamo sicuri? Come si fa a sapere cosa voleva dire per Dante la parola legno? E loro magari ci hanno pensato un pochino, qualcuno un pochino più smaliziato ha detto, vabbè, guardiamo sul vocabolario. E questo è il primo contenuto trasversale che volevo dare alla mia attività. Esistono dei problemi specifici che vanno trattati con strumenti specifici. Lo Zanichelli o il Sabatini Coletti sono strumenti utili per la comprensione della lingua italiana di base, per la nostra lingua contemporanea. Ma se io devo andare a cercare cosa vuol dire una parola di Dante, probabilmente quello non è lo strumento adatto. E comunque non è lo strumento adatto per un ragazzino di seconda media, che già lo sa usare in maniera, insomma, un pochino superficiale. E quindi a questo punto mi sono divertita a presentare uno strumento che ha lo strumento invece specifico per questo tipo di problemi, perché è un dizionario che, dove è andato? È un dizionario proprio fatto per la lingua di Dante, è un dizionario dell'italiano delle origini. Ora io vorrei presentare questo strumento, non so se tutti lo conoscono, perché non è una cosa che si usa, non è fatto per la scuola, è uno strumento di studio e di ricerca, però si può presentare anche per la scuola. È prodotto da un istituto del CNR, quindi è veramente uno strumento scientifico affidabile, si chiama Tesoro della lingua italiana delle origini. Questo è il sito, poi lo trovate sui fogliettini che ho fatto passare. E si guarda, consulta il vocabolario e qua si accede a questo dizionario, che è un dizionario dell'italiano dai primi documenti scritti in volgare fino alla lingua di Petrarca e di Boccaccio. Quindi lo strumento adatto per risolvere il nostro problema, cosa vuol dire legno per Dante. Cosa... Vogliamo dire che ci abbiamo lavorato insieme. Va bene, e secondo me, ora al di là del fatto che è uno strumento che conosco molto bene, ma perché se ne può parlare a scuola? Per due motivi. Il primo è che dentro c'è Dante e quindi Dante a scuola si fa, dentro c'è anche Boccaccio, c'è Petrarca e quindi perché non utilizzarlo? Il secondo, io lo dico scherzando, questo è un dizionario che è pubblicato solo in internet, non esiste cartaceo, quindi già questo fa un po' solo su internet. E poi è un dizionario che è in fase di elaborazione, non è ancora completo. Quindi, soprattutto nella seconda sezione alfabetica, è difficile che ci siano le parole che stiamo cercando. Però, lo dico ai ragazzi, ci sono già tutte le parolacce e questo crea sempre curiosità, perché poi loro il pomeriggio vanno a vedere le parolacce nel 300. E io presento questa qui, che è abbastanza innocua, per far vedere a tutti che già nel 1366 a Lucca si poteva offendere qualcuno dandogli del cesso fracido e quindi si crea un pochino di curiosità per lo strumento. Ora, quindi abbiamo detto, si può utilizzare comunque il trio in classe perché c'è Dante, si può utilizzare perché può diventare divertente e si può utilizzare perché noi ora vogliamo sapere cosa vuol dire legno e quindi ce l'andiamo a cercare qui. Qui ora poi in classe si fa la sceneggiata, perché l'ho detto che questo vocabolario è in via di elaborazione, che nella seconda parte dell'alfabeto le parole non erano tutte pronte e in effetti legno ancora non esiste come voce del vocabolario. Quindi cosa ho proposto ai miei ragazzi? Una volta scoperto che legno non c'era, ho detto vabbè, non è un problema, lo facciamo noi.
e sono rimasti un po' così, però insomma poi ci abbiamo lavorato, e perché la maggior parte, non solo degli studenti di seconda media, ma la maggior parte della gente non ha idea di come si faccia un vocabolario, e quindi io scherzando gli avevo detto, beh, non è difficile, si prende un vocabolario che c'è già, si scopiazza migliorandolo, e tutti pensavano che fosse uno scherzo, ma non è uno scherzo. E per il TLIO invece il lavoro è un pochino diverso, perché è un dizionario storico, cioè si occupa della lingua in una parte ben delimitata, in un certo periodo della sua storia, e a un certo periodo della sua storia di cui abbiamo una quantità di materiale giusta per poterla utilizzare tutta. Quindi come si può fare? Si prendono tutti i testi che conosciamo di questo periodo, tutti quelli che possiamo recuperare, li mettiamo dentro un grande database e creiamo un motore di ricerca che ci possa dire, per la parola che stiamo cercando, tutte le frasi in cui quella parola è utilizzata. Ora, il motore di ricerca, il grande database esiste davvero, ci si arriva sempre qui dal sito, e si chiama Corpus Ovi. E esiste anche questo grande motore di ricerca che si chiama GATT, cioè gestione degli archivi testuali del tesoro delle origini, e anche questo è libero in rete e si può utilizzare. Questo ovviamente non si può utilizzare in classe perché è uno strumento veramente troppo complesso da una grande quantità di materiale, però se qualche insegnante vuole preparare del materiale per poi lavorarci dopo in classe, può, senza andarsi a perdere nella grande quantità di materiale, magari definire un sottocorpus, un sottocorpora, cioè un sottocorpus, cioè magari andare a ritagliare solo le opere che sono di Dante, oppure solo la commedia, e quindi, insomma, curiosando un po', poi è abbastanza facile anche una volta che si è preso dimestichezza utilizzare questo strumento, infatti è abbastanza facile, ma ho sbagliato, com'è Alighieri Dante? Ah, Dante Alighieri. No, ci vuole il cognome. Dante asterisco, mi suggeriscono. Ma ci saranno un sacco di Danti, così. No, soltanto Dante da Maiano. Vabbè, dai, mettiamo Alighieri. Insomma, in questo modo poi si può fare una ricerca anche un pochino più mirata. Se qualcuno è interessato, comunque avete gli indirizzi sopra... sopra le fotocopie, quindi potete andare a vedere. Io alla fine in classe avevo selezionato il materiale e avevo preparato, li avevo divisi in 6 gruppetti, e ad ogni gruppo avevo dato una sezione, una serie di frasi, 4-5 frasi. A qualcuno Dante solo l'inferno, a qualcuno Dante paradiso e purgatorio, a qualcuno il convivio per far vedere l'uso anche in prosa, a qualcuno avevo dato Boccaccio, a qualcuno avevo dato Petrarca, e poi c'era un gruppo a cui avevo dato, e queste ce l'ho nella presentazione, non opere letterarie, insomma testi letterari. Dove è andata la clessitra? Quella sta qua sopra. No, sopra. Ah. Ma, ora ci arriviamo, documenti, perché il bello del corpus dell'OVI è che non ci sono solo testi letterari, ma ci sono anche dei documenti. Per esempio, un documento pisano del 1264 mi dice: se alcuna nave o legno fosse presa da qualche parte in Africa e portata qui da noi. Qui è chiaro che questo legno è una nave, c'è addirittura un sinonimo per spiegare bene cos'è, ma questo non è un testo poetico, questo è un documento mercantile. E lo stesso, il documento fiorentino, ci sono dei legni che sono stati scaricati nel porto di Ancona senza contro il volere del marchese. Anche queste sono navi, ma questi sono testi pratici. Come è vero che poi nei testi pratici si trovano anche uso di legna come materiale da costruzione o come materiale da ardere. Però perché nei testi pratici io ci devo trovare una metonimia, che è una figura retorica? Quindi i ragazzi, sembra strano, però ci arrivano e dicono: no, ma allora nel documento pisano non ci può essere una figura retorica. E allora, guardando anche tutti gli altri esempi presi da Petrarca, presi da Boccaccio, dove tantissime volte legno vuol dire nave, ma non è giustificato il fatto che sia una figura poetica, perché se io dico il mio legno è affondato, non è poi un contesto così poetico, o comunque può essere poetico una volta, ma non può essere poetico 15 volte nel corso dello stesso testo. Quindi si arriva alla conclusione che legno nel 300 in Toscana voleva dire di base non solo materiale, ma voleva dire di base anche imbarcazione. Io effettivamente con i ragazzi sono riuscita a fare questo lavoro. Poi io amo le tabelle, e sul materiale che avevano loro alla lavagna abbiamo fatto questa tabella. Una volta visto che legno vuol dire 3 cose, vuol dire materiale utilizzato per costruire o come combustibile, vuol dire imbarcazione e poi vuol dire albero, se io guardo i testi letterari inversi ci sono tutti e 3 questi significati.
Se io guardo testi letterari, ma in prosa, come il Convivio di Dante, oppure il Decamerone di Boccaccio, che loro avevano già fatto italiano, qua abbiamo solo materiale da costruzione e imbarcazione. Se io guardo i documenti, i testi pratici, gli statuti, legno vuol dire materiale e vuol dire imbarcazione. Quindi se io davvero in Dante ho un uso poetico della parola legno, questa non è la nave, che quello invece lo dicevano abbastanza normalmente nel 200 e nel 300, ma al massimo è albero. Quando Pier delle Vigne dice: per le nove radici di sto legno giuro che non ruppi fede al mio signore, quello è un uso poetico dove il legno sa indicare la pianta, perché questo nei testi in prosa e soprattutto nei testi pratici non si trova. Quindi alla fine di questo lavoro loro erano andati un pochino oltre la nota che avevano sul libro, perché si sono resi conto da soli che in quella nota c'era un po' qualcosa di impreciso. Se noi poi a questo punto qui veniamo a fare le pulci al legno, perché poi andiamo sul vocabolario e vediamo che il vocabolario davvero non ci avrebbe dato l'indicazione che cercavamo, perché qui ho preso gli esempi dai due dizionari che consultiamo normalmente in classe alle Mazzini. Il DISC, nella seconda edizione, quello che io ho in classe, mi dà alla fine della voce, quindi bisogna leggerla tutta, e poi mi dà un significato letterario, solo letterario, imbarcazione con scafo di legno, e mi mette proprio un esempio di Dante, questo è preso dal Paradiso. Però è sbagliato, perché abbiamo visto che non è letterario, in realtà è un uso anche nei documenti pratici, un uso normale. Un pochino meglio, per esempio, lo Zingarelli, dove anche qua in fondo alla voce, significato 6, letterario, nave, ci rifugieremo sui legni inglesi, e qui però è davvero letterario perché siamo nel 900, non siamo più del 300. Loro però da soli non avrebbero avuto le indicazioni per capire che l'informazione che stavano cercando nel dizionario l'avrebbero trovata sbagliata. Allora, qual è, secondo me, quello che spero che sia rimasto alla fine di questo lavoro? Il primo, e l'ho già detto, che un problema specifico ha bisogno di uno strumento specifico, quindi di abituarli a cercare in maniera critica lo strumento più adatto a risolvere il loro problema. Il secondo è quello di accostarsi poi nuovamente in maniera critica agli strumenti che usano, perché se noi nello Zingarelli, nel vocabolario italiano cartaceo così solido che tutti usano da sempre e che sembra non dover sbagliare mai, noi con 2 ore di laboratorio siamo riusciti a trovare un errore, e ora noi ne sappiamo un pochino più di quel vocabolario che esiste da sempre. Figuriamoci su Wikipedia, o Wikipedia come si dice, quante cavolate possiamo trovare, quanto di brutto ci può succedere se ci fidiamo ciecamente di quello che troviamo in internet. Quindi la seconda morale che avevo voluto dare ai ragazzi con questa attività era quella, al di là poi di imparare cosa vuol dire legno, impariamo a usare gli strumenti giusti e impariamo ad usarli in maniera critica, perché non è detto che abbiano ragione loro, magari se noi impariamo a saperne di più, alla fine possiamo saperne davvero di più. Ho sforato. Oh, no, ottimo. No. Per non dire che hanno anche imparato la differenza tra le tipologie testuali, per esempio, vero? È uno dei temi classici della linguistica testuale, dell'analisi del testo, così difficile far capire cosa sia un testo argomentativo, cosa sia un testo informativo, lo hanno imparato leggendoli e confrontandoli. A me sembra impossibile, io sto pensando al fatto che sarebbe difficilissimo per me con i miei studenti parlare del Tlio, e invece si possa fare, perché si può fare anche alle medie. Avete domande? Curiosità? Forse con il lei è un po' più difficile, Francesca. Francesca ha lavorato al lessico etimologico italiano e la struttura forse... Non tutto, spero. No, no. Giusto per conoscenza, questo è davvero un lessico molto, ma come pure il Trio, però insomma è il lessico etimologico italiano che è curato dal professor Max Pfister in Germania e raccoglie non soltanto le forme di questi secoli di cui si occupa appunto il Tesoro delle Origini,
ma della storia della lingua fino ai giorni nostri nei diversi dialetti italiani nel corso della storia, appunto, dunque con tutte le forme foneticamente e semanticamente differenziate. È un po' difficile anche da consultare. Comunque, insomma, secondo me sono sempre affascinati nel trovare qualche cosa di tecnico e di difficile, perché poi la curiositas è quella che vince, anche se capiamo anche noi poco di tanto. Grazie. Qualcuno ha qualche riflessione? Mi sembra interessante il discorso dell'uso dello strumento, cioè del... La morale della favola, no? Del chissà quante sciocchezze ci sono su Wikipedia, secondo me è veramente ben azzeccata, insomma, perché loro tendono a, anche quando fanno una ricerca, io lo vedo molto spesso, scrivono la parola su Google, il primo risultato che viene da Google si prende per buono, si copia e si incolla e si è fatta la ricerca, insomma, questo è un mito da sfatare, che su internet ci siano tutte cose giuste che vadano, e che comunque, insomma, l'approccio critico alle fonti, alle cose, imparare a confrontare, a farsi domande, che è essenziale, insomma. Grazie. Io ho fatto la prova a cercare di risolvere questo problema, cosa vuol dire legno perdente, usando Google, e ho trovato tanti falegnami, quindi di nome Dante. Poi un po' d'acqua. Ah no, grazie, c'è la bottiglina. Grazie. Sì, vieni qua. Dunque, no, la cosa, io l'ho ascoltata con proprio grande interesse questa relazione, un pochino anche di invidia, e poi la domanda è questa, cioè quanto è importante avere delle competenze specialistiche per riuscire ad organizzare un lavoro del genere? Io personalmente non so se sarei capace, però concludo un attimo solo dicendo la riflessione generale che mi viene da fare è che nel mondo della scuola manchiamo di un reale canale di collegamento e di travaso di competenze specialistiche all'interno del mondo della scuola, e tutte le volte che mi capita di entrare in contatto con persone che hanno un'esperienza fuori dal mondo della scuola e che portano dentro il mondo della scuola, io rimango veramente affascinato, e poi egoisticamente penso anche quando ci sono entrato io magari ero capace di fare cose su altri campi ma analogamente affascinanti. Quindi prima di tutto complimenti, e poi la domanda è quanto è importante essere specialisti di questo argomento per fare un'attività del genere. Per usare il vocabolario secondo me non serve essere specialisti, si fa con un po' di curiosità, ci si immedesima nella curiosità dei ragazzi, è uno strumento che uno non conosce e impara a conoscerlo, e come impara a conoscerlo lui può insegnare poi a conoscerlo anche ai ragazzi, quindi per quello non penso che si debba essere specialisti sulla lingua del 200 e del 300. Per quanto riguarda l'utilizzo del corpus ovi e del gatto, quello in effetti un pochino più di lavoro lo richiede, però soprattutto se si vuole fare un lavoro mirato sulla lingua di Dante oppure di Boccaccio, allora lì si ritaglia un sottocorpus, si guarda solo nel Decamerone come viene usata una parola o solo nella Divina Commedia, e lì dopo aver guardato, insomma, un pochino problemi pratici di utilizzo del database e del motore di ricerca, ma poi alla fine ognuno riesce a ritagliarsi i suoi spazi, se uno comunque è interessato e lo fa con curiosità. E poi, insomma, i contenuti, quello che uno sa prima è diverso, e magari per me un tipo di lavoro così è abbastanza facile da organizzare e da gestire, qualcun altro lo può fare con più impegno, però è bello anche dire ai ragazzi, io questa cosa non la so, la sto imparando insieme a voi. Si impara insieme, dice la mia collega di inglese, cooperative learning, non ti preoccupare, perché lei mi vuole far fare sempre il filmato, io non lo so fare, fammi il PowerPoint, non mi riesce, cooperative learning, fallo con loro. Poi in realtà loro devono sempre venire a traino, perché io li volevo fare le avatar sui Promessi Sposi e loro sono venuti tutti con dei disegnini scemi e gli avatar non li hanno fatti, quindi non ho imparato gli avatar da loro, però insomma... Puoi davvero impararlo insieme a loro, diventa divertente. Poi, insomma. Poi forse ognuno ha le proprie specificità, cioè le proprie passioni, le proprie esperienze personali, quindi il dizionario, il tesoro della lingua italiana delle origini per lei, il lessico etimologico per Francesca. Poi il cinema o il teatro per qualcun altro. Il cinema o il teatro per qualcun altro, perché no?
il giornalismo per voi, il discorso che faceva prima Francesca sulle far capire questa curiosità lessicale, le famiglie di parole, mi sembra che fosse questo il discorso. È chiaro che a lei viene più spontaneo, avendo lavorato per anni sull'etimologia e sulle famiglie etimologiche. A un altro verranno altri tipi di riferimenti, di collegamenti, però forse puntare, credere un po' di più nelle proprie specificità, perché no? E poi c'è sempre modo di acquisirne altre. Passiamo all'altra specificità, questa volta storica, microstorica. Ovidio della Croce, della scuola secondaria di primo grado Carducci di Lucca, che ci parlerà di un'esperienza di ricerca d'archivio, scrivere una microstoria. Anche qui credo che si parta da una passione, da un interesse molto personale che Ovidio è riuscito a mettere a frutto con i suoi studenti. Posso farlo passare, il fascicolo? Ce ne sono diversi, sì, qua. Grazie. Questo è per lei. Qui ce ne sono diversi. Ci sono anche varie bozze. Questo è il prodotto finale. Questi sono altri lavori. Grazie. Allora. Sì, grazie. No, ora io non mi si apre questo aggiungio qua. Intanto io volevo dire che sono abbastanza contento, mi fa molto piacere che ci siano Jacopo Fasano e Samuela Brunamonti qui con noi, e questo scambio mi sembra un bel segnalino. Questo chiuso parentesi. E ringrazio anche la precedente collega, mi ha dato tanti input didattici, ma soprattutto mi mancava all'appello questo cesso fradicio per le mie controprove in valsi che organizzo durante le gite scolastiche sul pullman per intrattenere, che poi scendono a livelli proprio di vernacoliere puro, ma questo tralascio, e questa la metterò anche perché insegno in una scuola lucchese. Sono andate molto bene quest'anno, i risultati sono molto alti, e questa è una perla che sicuramente mi mancava. Allora io dividerei un attimino questa mio intervento e la mia preoccupazione di stare dentro il quarto d'ora, perché, vabbè, in due parti. Questo titolo è abbastanza, diciamo, indicativo di quello che abbiamo fatto. Ringrazio bla 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 bla. È abbastanza indicativo perché è veramente un'esperienza che si è conclusa da poco, e siamo anche abbastanza contenti di come è andata. Dividerei in due parti: prima racconto un pochino l'esperienza e poi dopo provo a dire come i ragazzi hanno scritto questa microstoria. Allora, comincio con, la prendo un po' alla larga, però essendo una ricerca storica bisogna capire un po' l'oggetto. L'occasione intanto è stata data da un concorso. Io non partecipo mai a concorsi, è un caso. Quest'anno però ho partecipato. Il concorso sui 500 anni delle mura urbane. Il concorso si intitolava Lucca città aperta, e questo titolo mi ha veramente subito invogliato. Fate attenzione al titolo perché poi magari ci ritorno dopo. Lo scopo di questa ricerca era di ricostruire le origini di questo villaggio, il villaggio del Fanciullo, che ha un po' esperienza di Lucca, pratica di Lucca, sa che è un edificio che si trova sulle mura urbane, e ho messo una foto, è una foto che si trova su internet. Se io digito Villaggio del Fanciullo su internet si trova un sito, e alla pagina storia di questo sito c'è un buchetto
No? E noi a questo punto abbiamo avuto un pochino la soddisfazione di riempire questo buchetto. Sono ritornato indietro. Ecco, però devo dire, se questo è stato lo scopo, il problema della scelta di questo edificio, intanto è stata una scelta furbetta, perché parlando di Mura di Lucca, potete immaginare un concorso dove partecipano tutti, tutti faranno il Medioevo, queste cose qui, no? Noi abbiamo diversificato, abbiamo scelto un oggetto novecentesco. Poi ovviamente ci sono saldi, ancoraggi, programmi didattici e alle programmazioni di storia, essendo una terza media, è ovvio che il Novecento cascava a fagiolo. Però io direi, mi piace questa parola, rilevanza, cioè nel senso non è un edificio qualsiasi, è un edificio rilevante, perché è un edificio in cui c'è una comunità che ospita ragazzi con molti problemi. Questi ragazzi con molti problemi poi dopo frequentano anche le scuole del territorio, per cui ne ho avuti molti. Ho conosciuto i due preti che conducono questa comunità, ho avuto a che fare con loro, soprattutto con Don Enzo Tambellini, al quale devo appunto questo grande incontro che ho fatto con questi ragazzi. Per cui studiare questo edificio veramente aveva questa grande rilevanza sociale e umana. E i ragazzi l'hanno sentito perché è un edificio dove molti a Lucca fanno il volontariato, addirittura il mio ex preside ci ha celebrato le nozze, tanti ci fanno l'ultimo dell'anno, ecco, io stesso ci sono andato più di una volta e magari sarebbe anche bello che si presentasse questo lavoro là. Allora, ora mi sono concesso una unica citazione, che è questo quadro, proprio perché intanto poi dopo scoprirete che non è tutto farina del mio sacco, ma l'ho trovata da qualche parte, perché vabbè, comunque intanto ora facciamo finta che sia mia questa citazione, e questo quadro secondo me rappresenta proprio bene questa rilevanza dell'edificio, nel senso si passeggia per le mura di Lucca e la strada entra nella casa, cioè si entra e quando si entra lì si trova davanti una serie di persone, un io collettivo, e il nostro io diventa veramente più poroso, ecco, per cui penso che questa questione sia fondamentale per una motivazione forte che c'è stata nella conduzione di questo lavoro. Taglio corto e vado a un altro problema. Il problema è che cosa si sapeva prima dell'inizio della nostra ricerca. No, noi sapevamo, io questo articolo della Nazione, la ricerca è cominciata verso ottobre e poi a un certo punto è comparso sulla cronaca della Nazione di Lucca questo articolo, e nella prima colonna in fondo a un certo punto dice il giornalista, e cito: l'allora sindaco Ferdinando Martini mise a disposizione i locali della casermetta sul baluardo Cesare Battisti o di San Pietro, e così il 27 maggio 1947 si aprirono le porte del villaggio per ospitare i primi 18 ragazzi guidati da Don Natale Mei, padre fondatore. A Lucca si sa questo, forse Fasano mi potrà confermare che così è, e i lucchesi pur essendo molto forte come valore questo edificio, il buio dietro il 47, ecco, c'è questo buio. E addirittura poi in una bellissima pubblicazione dell'Associazione Amici del Villaggio, nell'introduzione Elena Baroni, che è un'insegnante, una collega, un'operatrice, ma io l'ho conosciuta come operatrice e poi come collega perché veniva a parlare con me per sentire l'andamento dei ragazzi. A un certo punto questo libro, vedete il titolo, Un cancello sopra le mura, dice, Elena Baroni scrive: il 27 maggio 2007 il villaggio compie 60 anni, è un traguardo che l'Associazione Amici del Villaggio ha voluto festeggiare con la pubblicazione di questa raccolta di ricordi. Questo libro dunque non è una ricostruzione rigorosa della storia della comunità, è una ricostruzione sentimentale, molto bella, piena di ricordi, piena di vita, ecco, direi. Ecco, dunque, tutto questo per dire che cosa? Per dire che quando siamo andati in archivio e abbiamo trovato i primi documenti, noi siamo saltati in aria per la gioia, veramente, nel senso che abbiamo trovato, questo è uno dei più bei documenti, un manifesto, il manifesto del sindaco, vedete la data in fondo, che invita alla cerimonia di inaugurazione della Casa dei Bambini, che è avvenuta il 27 novembre 1918. Dunque,
registriamo i nostri assetti temporali e spostiamoci nel primo dopoguerra. E questa è stata un'altra fortissima motivazione che ci ha portato veramente avanti dritta, diciamo così, insomma. Ora andiamo alle questioni un pochino più didattiche. Ecco, ora queste sono un po' più noiose, però penso che sono poi quelle che interessano. Insomma. Quanti erano? Erano pochi, 6. Ora, voi non ci crederete, ma io ho organizzato questo gruppo di 6 bravi, togliendoli all'insegnante di matematica. Dice, tanto sono bravi, insomma, te li puoi prendere, te li vai in archivio. E sapevano anche suonare, perché io l'ho fatto il lunedì, nelle ultime 2 ore io ero libero, totalmente libero da qualsiasi impegno, e dunque mi sono preso questo gruppetto di 6 alunni bravi a matematica e siamo andati in archivio per 2 mesi di fila. E questi ragazzi, cioè, erano anche bravi, molto bravi in italiano, ma non tutti avevano questa grande predisposizione per scrivere, eccetera. Particolarmente poi un paio, 2, 3, 4, 2 erano molto bravi in tutto, ma 2 o 3 erano veramente molto bravi a matematica, ma per il lavoro che abbiamo fatto, secondo me era proprio l'ideale. Dunque, a un certo punto però avevamo finita la ricerca, che è stata abbastanza rapida, anche perché l'insegnante di matematica poi non è che ti concede molto, perlomeno la mia. E arrivato a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di, come si dice in linguaggio, socializzare la classe, eccetera, eccetera. E abbiamo socializzato la classe, siamo con un PowerPoint di non so quanti centinaia di diapositive, erano 45 e basta. E abbiamo presentato tutto questo lavoro in un paio d'ore alla classe con l'esperto dell'archivio, una cosa insomma, fatta per bene, abbiamo montato il videoproiettore in classe, abbiamo messo i sacchini neri della spazzatura per fare, si lavora così spesso, anche nel centro storico di Lucca, ma fatti da ragazzi come si chiamano quelli dove si mette, gli appendi abiti, no? Per tenere i sacchini che oscuravano per bene, insomma, è stato, educazione tecnica. Sì, no, è stato tutto. E a un certo punto la classe era informata, da lì in poi la classe è stata coinvolta e abbiamo, insieme alla collega di arte, lavorato su come rendere visivamente questa esperienza attraverso l'elaborazione di un manifesto. L'elaborazione del manifesto la trovate nell'ultima pagina del lavoro, che è una cosa che ci è venuta in mente strada facendo, e questo è il manifesto ripiegato in fondo, che questo manifesto mima un manifesto che è un documento reale, il manifesto che uno dei più bei documenti è il manifesto che illustra l'opera svolta in Italia dalla Croce Rossa Americana dal 17 al 19. Ci è piaciuto così tanto questo che l'abbiamo ripreso a modello per elaborare graficamente questo modello e cercare di dare un'idea delle tappe visivamente della nostra ricerca. Per coinvolgere tutta la classe, c'è la classe in cima, c'è il villaggio del fanciullo, ci sono dei disegni, quei disegni che vedete li ha fatti un ragazzo a china come si faceva una volta, i geometri, pari pari, il ragazzo che ha fatto i disegni è quello, peccato che non va al liceo artistico, è quel ragazzo nell'ovale che sta disegnando, poi tutte le altre fotografie riguardano i ragazzi che lavorano in archivio, e l'ultima fotografia nell'ovale è un gruppetto di ragazzi che sta svolgendo la ricerca e il momento della scrittura, è di quello che poi vorrei realmente parlare. E ora vado avanti, ecco. Qui si va un po' nel tecnico, però è importante capire su cosa abbiamo lavorato. Allora, abbiamo lavorato su due tipi di documenti. I registri delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, ovviamente di 3 anni, che sono 2 per ogni anno, dunque fanno 6 per le delibere di Giunta e 6 per le delibere di Consiglio, poi un carteggio miscellaneo che abbiamo furbescamente e poco didatticamente, ma archivisticamente non è proprio il massimo, abbiamo preso i documenti che riguardavano
quella che è la casa dei bambini, cioè l'anticipazione del villaggio del fanciullo, abbiamo messo in 6 cartelline con scritto Carducci, e ogni ragazzo, questi 6 ragazzi, aveva una cartellina e lì poteva scoprire, qualche fortunato ha scoperto veramente delle cose molto belle. E dunque, abbiamo diviso questi documenti, abbiamo scritto Carducci 1, 2, 3, 4, 5, 6 e questo pacco di documenti, ogni ragazzo aveva una cartellina e in più doveva lavorare su il pilastro fondamentale che è il primo, sono i registri delle deliberazioni. Voi vi immaginate che forse Dante, non lo so, è più alla portata di una delibera dei primi del Novecento, non lo so, però io devo dire la verità, mi sono un po' stupito. I problemi che ho incontrato sono di tipo soprattutto lessicale, banali, SV, professore, che cos'è? E poi tutte le altre, ma no, io non mi sono... Sì, signoria vostra, però non mi sono molto preoccupato di questa cosa, perché ero veramente, siamo stati dei vangatori, nel senso dovevamo arrivare all'obiettivo, insomma c'è il concorso, quando ci si va, insomma, per cui dovevamo arrivare a scrivere qualcosa. E, per cui le spiegazioni qua non gli davamo strumenti specifici, glielo dicevamo direttamente a voce per tagliare nei tempi, perché poi il problema difficile è stato l'analisi e la sintesi delle informazioni, perché tu ti metti davanti a una delibera di consiglio e devi orientarti su questa delibera, e poi la scrittura di un testo che poi cercherò di dire come è avvenuta. Allora, come abbiamo, ho già detto di alcuni esempi di come abbiamo cercato di ovviare a questi problemi. Per quanto riguarda l'analisi delle delibere, ne abbiamo presa una, ha detto guarda, noi facciamo così, e soprattutto ne abbiamo spiegata una con la speranza che hanno capito al volo, però direi che è importante anche gli strumenti che abbiamo dato, e ora vado agli strumenti perché sennò non ci si fa. Allora, parlerò dopo delle didascalie della titolazione, ora vado sull'elaborazione del testo. Ecco, questa è una delle schede che abbiamo dato, una scheda molto semplice, dove c'è serie di appartenenza, anno e numero, cioè si lavora sulle delibere del Consiglio Comunale, loro dovevano indicare esattamente il titolo e la data di questa delibera di Consiglio. La descrizione praticamente è la sintesi, i ragazzi sono stati molto bravi nel fare queste sintesi, noi avevamo dato semplicemente delle indicazioni di massima dicendo stai attento alla premessa, ma soprattutto al dispositivo finale della delibera. E direi che del compilatore, la scheda è molto semplice, questa è la sintesi del contenuto. Ecco, è interessante questo raffronto. Se si va a pagina 7 di questo libretto, si vede che non c'è molta distanza tra l'elaborazione della scheda, io posso leggerla, pagina 7, dice ho ancora conservato la scheda, che se volete ve la giro. Dice: nella delibera fin dall'inizio si afferma la necessità di provvedere con mezzi congrui in concorso con lo Stato e con la privata beneficenza all'assistenza degli orfani di guerra, che per il loro numero e per la mancanza di speciali istituti che a loro provvedano hanno speciale bisogno di una vigile assistenza. Ecco, vediamo come questo entra pari pari nel testo. Cioè, per cui la scrittura era, diciamo, una scrittura col paracadute, diciamo, nel senso avevi un ancoraggio forte. Per cui leggiamo nella delibera di consiglio numero 20 del 20 febbraio si legge che è necessario provvedere con mezzi congrui in concorso dello Stato, eccetera, eccetera. Per cui ecco, abbiamo qui, segue un altro esempio, un'altra scheda, ne ho messe due sole, non vi spaventate. E qui siamo di nuovo a un'altra scheda che dice,
che dice, per esempio, nella delibera si legge: l'edificio dovrebbe essere conforme all'esigenza che una tale località esige, consono all'architettura del nostro grande monumento e dal carattere dell'edilizia lucchese. Ovviamente quando si va a costruire un edificio di quella portata, anche a primi del Novecento, c'erano tutte le cautele, per cui deve essere un edificio in linea con gli stili architettonici, insomma. E anche ci fu tutta una polemica sul taglio degli alberi. Guardiamo come, uppla, no? E il testo di base è questo, proprio è una trasposizione, diciamo, del, non lo leggo, addirittura si dà anche una, se si gira da quest'altra pagina, no? Il consigliere Tucci si ricostruisce anche un po' la discussione, raccomanda che nella scelta si tenga conto della minore quantità di alberi da abbattersi, cercando di interrompere il meno possibile la linea esterna del monumento anche in rapporto all'alberatura dei baluardi. Allora, questa è la struttura e l'ossatura della microstoria. Poi è stata condita, diciamo così, con delle chicche, diciamo, di assoluto... per esempio questa è una di quelle, è il documento che a pagina... è la lettera della Croce Rossa Americana in cui si comunica l'elargizione di 20.000 lire. E anche qui... Questa non fa parte della struttura di base, ma dell'avanzamento, diciamo, un po' della scrittura, perché si parla di documenti che stanno in quella famosa cartellina con scritto Carducci 1, Carducci 2 e fino a 6. Ecco, questo quando una ragazza ha avuto la fortuna di prendere, non mi ricordo se il fascicolo 1, 2 o 3, ha trovato questo egregio maestro Giacomo Puccini, gli sono brillati gli occhi, perché insomma abbiamo trovato veramente, quando la faccio vedere questa qui, è un inedito assoluto, e anche questo fa parte di quella scrittura, diciamo, di quella fase di scrittura che è di avanzamento. La struttura invece è data dalle delibere di consiglio. Fra l'altro c'è il sindaco di Lucca, ci informa questa lettera, non può partecipare alla inaugurazione del 1918 perché aveva un fortissimo dolore sciatico, per cui risate a non finire. Allora, ecco, se ho tempo parlo di didascalie, se no vado avanti. Le didascalie sono molto semplici, costituiscono una parte importante perché ci sono 20 documenti, come vedete qui dentro, per cui le didascalie, saper fare una didascalia era importante che la facessero, e l'hanno fatta bene. L'unico rimpianto che ho è che non li ho avuti io per i 2 anni precedenti. Per cui questo è l'unico rimpianto, perché erano veramente, insomma, smaliziati, diciamo, che poi è molto essenziali, perché qui il tipo di testo, giusto appunto, no, bisogna distinguere se è un manifesto, se è una lettera, se è un biglietto di ringraziamento, e un contenuto molto stringato, poi molto precisi nella data, nelle dimensioni, quando si tratta di manifesti, proprio il manifesto 50-70 è stato riprodotto, per cui... La titolazione anche qui siamo sullo stile descrittivo, loro l'hanno fatta in una volata, non ho perso tempo, non ho dato neanche, non sapevano né distinzione titolo caldo, freddo, loro sono andati, essendo matematici, hanno fatto proprio, prevalentemente matematici, sono andati proprio. Devo dire però che ci sono 2 eccezioni, il titolo di tutto, che si chiama Lucca città dei ragazzi, e dunque avevo detto di fare attenzione al titolo del concorso, Lucca città aperta, noi l'abbiamo ribaltato, Lucca città dei ragazzi, dalla casa dei bambini al villaggio del fanciullo, è il primo titolo un pochino diverso, diciamo, specificato dal sottotitolo. E poi ufficialmente alle 10 di mattina avevamo letto in classe l'assalto ai forni di Manzoni, eccetera, avevamo fatto il confronto con l'assalto ai forni di Tabucchi in Piazza d'Italia, e quel titolo ci era piaciuto, per cui la nota finale si doveva intitolare ufficialmente alle 10 di mattina. E come abbiamo costruito il nostro testo? Credo di averlo un pochino detto, no? Però la compilazione di queste schede è fondamentale, per cui taglio un po', ecco, no, ho tagliato troppo. Questa è una scheda riassuntiva, diciamo, cosa potrei dire qui? Ecco, potrei dire che, insomma, siamo stati molto attenti a una ricostruzione molto rigorosa di tutto quello che abbiamo trovato, e abbiamo anche avuto fortuna, esiste anche questo, perché noi abbiamo fatto altre due
ricerche d'archivio molto carine, insomma, però non abbiamo, erano 2 anni che frequentavamo l'archivio, non è che sia proprio la mia passione fondamentale, andare in archivio, devo dire che mi piace, ho imparato un po' a fare teatro, no? Queste cose qui, che piano, non sapevo fare teatro, ero terrorizzato da fare teatro, poi piano piano si impara. E poi ribadisco questo punto, la struttura è data dalle schede di analisi dei documenti, delle delibere di giunta e di consiglio. Quello che costituisce l'avanzamento, l'ampliamento, è dato dagli altri documenti. Ora, io francamente mi sono anche scritto diverse cose, molto probabilmente mi sono dimenticato di dire molto, però vorrei concludere a questo punto dicendo semplicemente che, vado all'altra citazione, uno di quei ragazzi che ha partecipato alla ricerca, che in una relazione in data non sospetta, perché è una relazione del 14 marzo 2014, erano tre testi, il primo ovviamente era sul linguaggio dei social network, perché è stato fatto il giorno dopo quell'incontro, non butto via nulla. E il secondo era, non mi ricordo, e il terzo scrive una relazione, quei temi che si danno molto vaghi. Qualcuno ha fatto l'archivio e ha scritto: questa ricerca d'archivio è stata importante per Luca e per me. Già questo, insomma, mi sembra molto bello come inizio. Per Luca io non ho messo un punto di matita nel rosso, né niente. Per Luca perché è doveroso far sapere le origini di un edificio che ha aiutato la città in uno dei periodi più bui della sua storia. Per me perché mi ha introdotto ad un sistema di ricerca e di lavoro sistematico che in futuro potrò adottare per lavori universitari. Per cui è vostro questo qua. Ecco. Allora, volevo semplicemente dire che nella fase di scrittura qualcuno, forse la collega che ha parlato, ha citato la collega inglese, ha detto di scrittura cooperativa. Sì, questa è stata una scrittura cooperativa. Noi ci siamo messi lì con tutte queste schede, eravamo in 6, i più bravi erano a spippolare e il gruppo d'intorno che scriveva. Abbiamo scritto così, no, è meglio questo, è meglio quello, cioè è stata una scrittura. Però, diciamo, era una scrittura, diciamo, che aveva il paracadute, ecco. Per finire, cosa potrei dire? Potrei dire che quando ho dato questo titolo, Microstoria, è un titolo un po' ambizioso, perché la nostra... non sono esperto di microstoria, però mi colpì moltissimo un libro che lessi nel 78-79, scritto nel 76 da Carlo Ginzburg, e si intitolava Il formaggio e i vermi. Vedo che la professoressa scuote la testa, dunque mi rincuora. È un libro, secondo me, molto bello, che andrebbe riletto, che è uno dei primi esempi di microstoria. Intanto è confortante nel fatto che quando ha cominciato Carlo Ginzburg non sapeva nemmeno lui cosa fosse una microstoria. Ora lo sa, io invece sono rimasto sempre a quel livello. Comunque noi abbiamo io perlomeno ho inteso dire che qui microstoria è un piccolo aspetto di storia, un piccolo tassello di storia locale. Formaggio e vermi è ovviamente una ricorda. Cosa c'è di diverso tra questa microstoria e il formaggio e i vermi di Ginzburg? Che questa è una ricostruzione molto semplice, no? Il libro di Ginzburg, insomma, potrei dire che è un romanzo anche. Potrei dire che è scritto veramente è molto affascinante come scrittura. Mi ha sempre colpito e penso di risfogliarlo dopo. Credo di aver finito, voglio chiedere scusa perché queste riflessioni sono tutte fatte dopo l'esperienza. Purtroppo difficile spesso farle prima, programmare per bene, e dunque ringrazio nuovamente voi che mi avete dato l'opportunità di riflettere su questa esperienza. E poi, visto che siamo alla fine, vabbè, insomma, ci metto anche loro, questa foto l'abbiamo fatta a un incontro con Eraldo Affinati a Lucca Autori. Eraldo Affinati è un
conoscete, Città dei ragazzi di Roma, ecco il titolo, dirige questa comunità, e lui mi colpì quello che presentava un libro Elogio del ripetente, e mi colpì quello che disse, un libro, loro l'hanno letto nel primo mese, poi sono andati lì, l'hanno massacrato di domande, e lui tutto contento se n'è andato. E questo libro, questo incontro è stato molto, molto importante per i ragazzi, e vabbè, basta, non dico altro, dico, se non mi impappino, dico solamente che ho letto anche un'ultima saggio di Ginsburg che riguarda la scrittura di una microstoria, in questi giorni ovviamente, e mi ha colpito così, vi faccio vedere che la citazione di Boccioni non è mia, ma ha colpito quest'altra citazione. Finisce così il saggio Ginsburg: la strada entra dentro la casa, il paesaggio dentro la faccia, l'esterno invade l'interno, l'io è poroso. Grazie. Grazie mille, sono veramente molto colpita da questa esperienza. Entrare in archivio è una delle cose più terrorizzanti per qualsiasi studioso, invece forse appunto hanno ragione i ragazzi, con un po' di incoscienza si possono fare, e molta passione, però si possono fare cose davvero pregevoli. E poi mi sembra che appunto il principio della scrittura cooperativa, quindi c'è qualcuno che riesce a trainare anche gli altri e ciascuno ci può mettere un po' del proprio, sia molto, molto bello, molto importante. Io sono ammirata da questi lavori. E abbiamo sacrificato un pochino Susanna Piccini, ma non vi ho chiesto se avete domande, perché mi preoccupo un po' del tempo, ma prego. Però lei non ci può lasciare senza dirci cosa sono queste controprove invalse. Un esempio di una cosa. No, qui veramente si va dall'alto al basso, ecco, perché, insomma, da cui fece trombetta, chi l'ha scritto, e tutta una serie di perle di questo tipo. E poi l'uso dei pronomi, il lucchese nidissi, che tipo di pronome è, oppure un sofà, traducilo in italiano, bimbumbe, che è un di lei, bimbo non bere in pisano, a Lucca non lo sa nessuno, eccetera, eccetera. Ma questo semmai se ne parla. Grazie. Prego. Davvero. L'Accademia dei Lincei è molto, è ben disposta a continuare questa esperienza anche l'anno prossimo, però anche qui c'è sempre un problema di idee, non possiamo replicare quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi, se ne avete voglia, se vi interessa, se vi piace, se avete un po' di tempo, se tra una gita e uno scrutinio vi rimane un po' di energia, io vi chiederei di scrivermi e di, se lo credete, di darmi qualche idea e qualche suggerimento per cercare l'anno prossimo di avere un incontro simile a questo, ma non identico, o con altri temi più specifici, o con altri tipi di lezioni, o con anche un'altra formula, se volete, di incontro. Io sono molto soddisfatta dell'incontro di oggi, che come vi ho già detto è stata una mia invenzione, una mia variazione rispetto allo schema previsto dall'Accademia dei Lincei. Credo che poi manchino a tutti le occasioni di così confronto tranquillo e rilassato. Questa potrebbe essere una sede. Io ne sono molto soddisfatta, spero che voi lo siate almeno un po'. E vi ringrazio.